Eccoci qui ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV. Oggi sono in compagnia di mio fratello perché dobbiamo provare un succo alla ciliegia. Un succo, comunque un infuso, perché si tratta di un concentrato sicuramente non frizzante, quindi sicuramente molto molto buono. Le bevande che abbiamo provato finora sostanzialmente sono frizzanti, quindi diciamo che questa si dissocia proprio perché non ha frizzantezza, o comunque si nota già sensazione, non fa schiuma, non fa bollicine, cioè è proprio un infuso di ciliegia. Sono veramente curioso. Ovviamente questa marca chiamata Kidsley o Kidsley, io la pronuncio così, fatemi sapere voi se effettivamente lo pronuncio correttamente. Vabbè, sono veramente curioso perché una bevanda così davvero è unica. Secondo me spesso è anche curioso provare bevande multietniche che provengono da altri paesi, una fortuna averle e poterle recensire, diciamo. Ragazzi, eccoci qui con la nostra bellissima bottiglietta di Kidsley, con il logo veramente carino, etichetta. Tra l'altro è al pomegranate, quindi mi sbagliavo, non è alla ciliegia. Comunque, a primo impatto, vedendo questo colore rosso, no? Sì, dall'occhio. Sì, dall'occhio ci si può confondere, però non è alla ciliegia, è al pomegranate flavored meat. Quindi, boh, sarà un frutto che io, se non sbaglio, ho già recensito in una energy drink, una Rockstar, adesso non ricordo. Abbiamo questa bottiglietta molto carina, mi piace la sua forma. Molto molto bella, tappo rosso con su scritto Kidsley. Vabbè, poi l'etichetta non è stampato su, ma praticamente c'è proprio questa etichetta trasparente dove si delineano i motivi. È da 25 centilitri, valori nutrizionali, quant'altro, ovviamente tutto quanto in turco. Però che dire, proviamo questa Kidsley perché è veramente curiosa. Ok ragazzi, bevanda al pomegranate melograno, giusto? Quindi direi di aprirla, anzi non c'è neanche bisogno dell'apritappi perché ha un'apertura particolare. Invece frizzante è un pochettino. Ha un odore, senti, strano. Strano, molto strano. Mi ricorda quei bastoncini di liquirizia. La cosa strana è che quando era dentro la bottiglia non faceva schiuma o bollicine. Quando l'abbiamo aperta effettivamente pensavamo fosse alla ciliegia e pensavamo non fosse frizzante, quindi una sorta di infuso. Invece si è rivelata una bevanda differente. All'inizio può essere strana, però ha un sapore amarognolo, cioè un sapore amaro, un po' amaro, tra l'amaro e l'acido. Non a tutti piace, eh? A lui non piace, si vede dalla faccia. A me sinceramente non fa impazzire, quindi lui non lo beve perché non gli piace, lo provo io. Melograno, ah, mi ricordo che c'era questa energy drink, la Rockstar, una delle due, ne avevo provate un paio, entrambe al melograno, e avevamo il sapore che compensava questa amarezza, questa acidità. È un sapore semi erbaceo acido, quindi è un po' erbaceo, acido e amaro. Anche se dal colore suscitava qualcosa di dolce. Quindi ottimo. Ottimo direi. Personalmente non mi fa impazzire. Bevanda standard, sapore unico. Voto 6,5 giusto perché è un po' elaborata. Però se non vi piace sono certo che il voto sta sotto la sufficienza. Ma è una questione soggettiva. Cioè magari come a lui non piace, a lui si vede che non gli è piaciuta. Però io personalmente, se devo valutarla al di là del sapore, ma dalla complessità, sapore erbaceo, sapore amaro, insomma,
nella complessità del sapore in sé la valuto abbastanza positivamente, quindi che dire. Io concludo qui questo video, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente abbiamo una bevanda molto particolare, ne abbiamo altre due da provare, le proveremo in futuro, state tranquilli e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao! Ciao!